Sansa. Allora, due forni che appena cominciano a fondere in metà del porto, in modo che possa essere più facilmente trasportabile. Sinceramente, non abbiamo le idee chiare di dove vogliamo andare. Nella scorsa puntata siamo andati a esplorare parte di quel profondo canyon. Adesso penso che sarebbe meglio esplorare la zona dove stanno le prigioni, almeno quelle che sembrano le prigioni. Però prima dobbiamo migliorare questo campo base. Soprattutto crearci degli attrezzi. È una cesta per poter mettere dentro parte dei materiali che abbiamo raccolto. Quando si esplora una zona nuova bisogna sempre avere le tasche vestiti vuote, così si possono raccogliere più facilmente oggetti che si troveranno sul percorso. Io direi che i pulsanti sono troppi, comunque abbiamo il pedale. Non so se andiamo, sai, il metallo si continua a fare, non c'è bisogno di aspettare. Diamoci una mossa e esploriamo quest'altra sezione, perché sinceramente non voglio rimanere qua troppo tempo a darti sostegno. Ci andiamo a dare una mossa, dai. È finito? Ok. Piano. Questa è comica. Se andava per l'impulsante se ne è caduta la porta. Cerchi la porta che è caduta, probabilmente si trova sotto i mattoni che hai messo. Oh, io vedo delle ragnatele, ma... Una nuova biblioteca! Voilà, sciambola! Siamo tornati al punto di partenza, che cazzo guardi? Ma si può sapere che cazzo vuoi fare? Oh, deciditi. Signori, ecco voi un maniaco della sicurezza. E due. Senti, quando hai capito che cosa vuoi fare, non lo fai capire che...
rumore significa solamente una cosa, che fra poco saremo circondati da una marea di guai. Quindi, gentilmente, ti puoi decidere. Se ho capito, hai trovato anche dell'altro materiale, ma siamo qua per esplorare o siamo qua per cercare risorse? L'obiettivo era di esplorare. Vogliamo esplorare sta cazzo di cose, non sono rompendo i coglioni. Sai quella cosa bella pure? È che abbiamo fatto tanto casino per svuotarci le tasche, non hai fatto neanche due mentre ci siamo riempiti un'altra volta. Dai, svuota tutto, porta... Poi, quello che ne andiamo? Ok, finalmente siamo arrivati alla biblioteca. No, mi sono sbagliato. Non abbiamo ancora deciso cosa fare. Senti un po', io mi sono rotto i coglioni. Vuoi prendere una direzione oppure me ne devo andare?
Scusami, non dovevo andare alla biblioteca. Cominciamo a liberare il passaggio. Ma sinceramente non mi sembra di persone quelle che abbiamo già visitato. Vabbè, dopo che liberate la mia tele contro un po' ste casse, vedi che cazzo ci sta dentro. Può esserci che ci sta qualche altro colpo di fortuna come avevamo avuto in quello precedente. Sta là la cassa, la puoi aprire un attimo. Oh, come la tua fissazione controllare ogni singolo per più giochi evitare. Sì, è una smile. E mi sa che sta dietro qualche parete e qualche camera nascosta. Quindi non sta qui. Quindi puoi, gentilmente, finire quello che stai facendo e apriamo una di quelle ceste perché voglio sapere che cazzo ci sta dentro. Finalmente. L'altra pure. L'altra porta pure molto la cassa, bene. No, che cosa l'ha? Dai. Ma perché non l'apri, cazzo? La bussola. Bingo, ancora la bussola. Anche lì non ti puoi prendere. Ma andiamo una quantità enorme. Questi lasciati. Sai che penso? Che a un certo punto le persone furia di vederti rompere librerie e fare un gameplay così statico si romperanno bene amato le palle come me le sta rompendo io in questo momento. Perlomeno vuoi salire al piano di sopra così vediamo che ci sta, perché probabilmente ci saranno anche là delle ceste e sarebbe interessante vedere che ci sta dentro. Sto parlando io, cazzo. Vuoi cortesemente infilarti su quella scalapione e salire al piano di sopra per piacere? Grazie. Sì, sì, viene da quella parte. Oh, porca puttana. Oh, porco il cazzo. Ma ti rendi... Lo sai che significa? Che devi buttare qualcosa? Butta qualcosa! Prendi
Vende la befuga. Ma butta le nostre, butta la terra, diamoci quell'altro, bravo. Adesso praticamente devi fare una cosa. Subito torniamo al campo base mettendo le cose a posto, non metterti. Non perdere tempo con lo slime, ci abbiamo tutto il tempo dopo, scendi, vai là e metti a posto questo, ok? Che non è il caso di perderlo adesso. Ma che cazzo monti, ne inventerò pieno! Signore e signori, in questa spedizione del Tempio abbiamo trovato la verga del banco, elemento principale che serve per la creazione dell'alambicco. E abbiamo trovato una verruca del Nether, elemento primario per fare le pozioni. E bisogna ringraziare di tutto questo il culo sfondato del signor Paradosso, che è riuscito, nonostante tutte le situazioni contrarie, a trovare questo tempio e a trovare gli elementi in questione. Con calma. Crea la cesta. E adesso deposita tutto, dico tutto. Ora appena possiamo dobbiamo tornare subito a casa, creare l'alambicco, coltivare le verruche. Sto cazzo per coltivare le verruche se della sabbia delle anime. Fratellino, mi sa che dovremmo costruirci qualcosa per andare all'inferno. Scusate, ma stiamo tutte e due leggermente inebriati, nervosi e articoliamo male le parole, perché abbiamo trovato degli elementi che non ci aspettavamo di trovare e sinceramente ora come ora diciamo che vorremmo continuare l'esplorazione giusto per rimanere un po' calmi, ma visto che il gameplay è durato anche troppo, penso che ancora pochi secondi e lo stoppiamo. Terzo livello, alla prossima allora.